Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi siamo qui Basta, sul qui. videogioco dei Lasciami Guardiani della smontare queste Galassia storie mentre per vedere come Rocket, funzionano. appunto, Giuro che cerca le di riavrai. Quasi un perfettamente po' integre. Non ti lascio smontare le mie giustificarsi pistole. Mi togli tutto il per quello che divertimento. abbiamo fatto. Rocket Abbiamo potenzia preso questo. Rocket serve quello. Rocket non farlo. l'elemento del vento per le pistole di Star-Lord nella scorsa puntata e stiamo cercando di far rinsavire Drax, che si era un po' perso accettando la promessa, appunto. Mantis lo sta tenendo controllato e senza di lei Drax starebbe attaccando un po' tutti. Ok, equipaggiamo il colpo eolico e tiriamo. Così che si fa. Molto meglio le mie esplosioni. Vamonos. Non direi, no. Durante la Ecco, l'altra prossima volta eravamo battaglia arrivati esattamente implorerete qui per le mie esplosioni. e scendiamo. Implorerete. Durante la prossima battaglia vedrò di ricordarmelo. Ok, tac, eccoci Di qui. nuovo quella strana nebbia. Ringraziate di non essere così bassi. Oh, il gas non uccide mai, pelosetto. Ci pensano le cadute, i crolli, i chitauri, Aspetta, l'acqua. hai detto Oh, chitauri? l'ho detto, vero? Quella parola ha un suono buco. Colpo eolico. Il colpo eolico può essere usato per avvicinare i nemici per uno scontro corpo a corpo. È molto efficace contro gli avversari più difficili da raggiungere. Ok, Incredibile! tipo ora. Credevo che non li avrei mai più incontrati! Io piuttosto lo speravo! Vieniglielo! Perfetto. Che cacchio è? La linea temporale peggiore? Ammazzatene pure qualcuno, Ci siamo Allora, anche un ovunque! secondo, vai. Sterminiamoli! Serve un po' di tregua, Groot! La spada più affidata della galassia! Con la nostra fortuna, gli scherzi di Elbender saranno dall'altro lato Ce ne pronti ad sono ancora? attaccarci! La vendetta di Elbender è letteralmente l'ultima cosa che ci serve! Ah! Bufata! Devo ricordarti Sì che che ce ne sono è colpa ancora. tua se ti sto dando la caccia! Questi tizi non riescono proprio a metterci una pietra sopra, Almeno non hanno portato un esercito di quei cosi gelatinosi! Pensa che roba, cacchio, odio quegli affari! Stavi dicendo? Ehi, il corpo a corpo fa parecchio male, Avete notato che appaiono tutti i mostri che nomino? Quindi, non dirmi che vuoi anche un applauso! È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! Vatti, vai, Rocket, sono tutti tuoi! È inutile! E Gamora, vai! Jack, Gamora! Gran bel modo di affrettarmi, Gamora! È come se la nebbia ci seguisse! Potrebbe andare peggio? Certo! Potrebbero arrivare anche i Nova indottrinati dalla Chiesa! Ma quello era Drax! Molto peggio. Stavo sparando Drax! Mantis dice che qui c'è la cura per la promessa! Ha senso che la Chiesa voglia nasconderla! Qui sta decisamente la strada giusta, vero? Via! Come faccio a saperlo? Tu continua a colpire! Se da quella nebbia esce qualcos'altro, me ne vado! Per me, vale doppio! L'occasione perfetta per me! È la tua occasione, Gamora! Deve essersi perso il corso di difesa contro Gamora! Bella lì, brava Gamora! Ci riserverà questo posto! Preferirei non saperlo! Una volta siamo d'accordo! Un po' di tregua, Groot! Ok, è tutto ufficialmente troppo strano! Ehi! Stavolta non è come un po' di tregua, Groot! Gamora, vai di nuovo! Non sbagliati, Groot! Ok, però aspetta, magari qui c'è qualcosina da prendere? Quello sarà vidino, no, eh? Se ne vado! Non puoi mollare! È nel tuo contratto di usare! C'è qualcuno che non ci odia? Ma certo! Ma non li ha mica ancora incontrati! Via! Mori!
Abbiamo finito? Anche uno dei nostri, ricordi? Sento qualcuno che sta combattendo. Ah, eccoli. Nessuno? Brava Gamora. Si riprenderà presto. Foschia funesta, fronteggiata con forza. Stai bene, Mantis? Oh, ehi, Gamora, sembri meno depressa. Aspetta, ne abbiamo già parlato, o sbaglio? Sì, proprio così. Quella cosa ti crea ancora problemi, però, giusto? Quale cosa? Sto bene, ora pensiamo ad aiutare Drax. Gli roderà parecchio essersi perso questa battaglia. Dubito che quelle cose fossero reali. Non del tutto, almeno. I loro attacchi lo sembravano e come. Magari erano reali. Qua giù c'è qualcosa che interferisce con le mie visioni. Non che fossero molto chiare nemmeno all'inizio. Okay, scendiamo. Quanto scende ancora questa grotta? Secondo le leggende, il pianeta è cavo. Attenti, arrivano altri mostri di pietra. Ok, sì, questi. Siamo solo partiti col piede sbagliato. Sono i piloti. Mi ricordo di preciso come si sconfiggevano, però ci sto provando in questo modo. Ok, fuori uno. Col vento non li faccio nulla, vero? Oh, aspetta, col vento però li storiamo un casino, eh. Mi ha fatto un sacco di danno. No, vedo l'altro. Vai Groot. Poi io direi di fare così. Gamora. E vai Rock. Sorrisce un casino l'elemento del vento, eh? Che hai visto? Vai al Groot. Una bella finisher con Gamora, anzi tutti insieme. Via. E ce n'è ancora uno, eh. Serve un po' di tregua, Groot! Vai Gamora, è tuo! Boom! No, l'elemento del vento è OP contro sti cose, eh. Contro i nemici che devono essere, storditi. Distordisce un casino. Che... L'abbiamo. Forse non l'ho ancora imparata. Credo di aver capito come si dica uccidere. È una specie di grumo. Ah. La nebbia non sembra infastidire troppo questi affari giganti. Forse sono abbastanza svegli da non pagarci in mezzo. A differenza di altri. So perché lo facciamo. E sappi che segretino ino. Ogni minimo dettaglio. È una di quelle in cui Pelosetto fa qualcosa di eroico? Non lo è di certo, mi sembra evidente. Tu più di tutti dovresti concedere agli altri una seconda occasione, Gamora. Le bocche da cui sparano. Ok, tolta. Come può un intero pianeta essere vento? Cavo? Non ha bisogno di un nucleo per la gravità o la atmosfera. Hai altre parole scientifiche da snocciolare, Gamora? Campo elettromagnetico? Ok. Ah, non l'ho presa? Dai. Dai. Dovrei arrivare qualche collezionabile, no? Infatti. Qua giù ci sono dei cattivoni. Dopo aver curato Drax, catturiamone un paio. Questo oggetto. Questo potrebbe interessare a Gamora. Ok, altro dialogo sbloccabile.
Troppo strano. Che cosa? Perché quelle cose si ignorano e attaccano solo noi? Avremmo dovuto tagliarlo. Ok, qui non sembra esserci più nulla. Va bene. Abbiamo comunque trovato un collezionabile. Quindi scendiamo. Ma come fai a farti così male? Vabbè, effettivamente era un po' alto. Allora, proseguiamo. Una volta Lai Shao ha passato 40 rivoluzioni all'entrata della grotta, in solitudine. A parte ovviamente i Kotati, ma loro non sono famosi per essere loquaci. E perché? Perché qui abbiamo... Credo che non sopportasse i suoi ospiti, ma non voleva essere sgarbato dicendo loro di andarsene. Ragazzi? Lo so, pelosetto. E sì, è l'unica via percorribile. Che succede? Vede Trollman. Ciò che ci aspetta. E io vedo ciò che è oltre. Ok. Proseguiamo allora. Non esiste, proprio no. Non è poi così bagnata, giusto un pochino. Che bello. Non attraverserò una dannata cascata. Forse potremmo usare le piante per deviare l'acqua. Siamo una squadra, troveremo un modo. Lascerai che una cosa simile ci impedisca di salvare Drax? Certo, lui si salva e io annego. Come fanno a crescere qua giù? Non lo so, ma quelle grosse foglie ci aiuteranno, come una diga. Quale sfiga? No, è... Lascia stare. La posso salire con Gamora? Diamo un'occhiata in giro, Dare sempre un'occhiata in giro. Certo? Quando si arriva in una zona nuova dei videogiochi. In modo orribile. No, soprattutto troppo, in un videogioco relativamente esplorativo come questo. Bello, allora, quelli possono rifare. No, 50.000, te l'ho detto. Boom. Ok. Tanto questi non sarebbero serviti comunque a nulla. È una pianta nulla. Pianta, non una tua amica. Poi, e non abbiamo vento. Altra scelta. Oh, merda. È ancora bloccata da qualche parte. Tu? Ancora niente. Ok, a questo punto vai Gamora. Gamora, arrampichiamoci lì. Analizziamo il problema. Il problema è che Rocket deve rassegnarsi. Sì, beh, buona fortuna. In difesa di Pelosetto? E ha negato dove c'era molta meno acqua. Esatto. Aspetta, cosa? Non ti sembra tutto assurdo? Ha un problema con l'acqua. Cosa vuoi che faccia? Dovresti dargli degli ordini. Hai presente, Rocket? Hai presente, Rocket? Mantis, c'è qualche realtà in cui lasciamo qui Rocket? Ipoteticamente parlando. Oh, sì. Qualcuna dove non li uccido per avermi abbandonato? Ipoteticamente parlando. No, te lo sento. A volte muori cercando di uscire. Ok, è una tolto gran questo. Bella poi. Pianta di fagioli. Dovrò togliere questo coso qui. Ah? Perché tanta fretta? Cosa via. Fareste, e ragazzi, questo. Senza di me? Già, dove mai potremmo trovare un'altra pistola? Temete, possente stanno. Hai perfetto, detto qualcosa? Dovremmo aver tolto no. Tutto. Tutto quello che impediva a queste piante di muoversi. Qui abbiamo preso anche i nostri materiali. Di certo conosce qualche favola catatiana pertinente alla situazione. Tipo la versione catatiana di Jack e il fagiolo magico. Ok, vai. Forse ne manca una. Come ne manca? Ah, guarda là dietro. Aspetta, facciamo questa. Facciamo progressi, credo. Ma com'è possibile? Boh. Di qua non si può passare, vero? Guarda là. Ti arriva? Il colpo caricato? Sì, se faccio così sicuramente provare no. A chiedergli di muoversi, ma dubito che sia una pianta intelligente. E proviamo ad andare su? Visto? Avevo ragione. E poi che nessuna delle due piante si muova se ce n'è uno solo a fermarle mi sembra un po' strano, ma dettagli.
Allora, dov'è quello che devo distruggere? Là. Ah, posso arrivarci da qui? No, non credo. Posso provare con un bel botto? No! No, ricordi l'ultima esplosione che hai causato? Ok, va bene. Arrivo là. C'è una grotta qui dietro magari che devo prendere. Non me ne sono accorto. Ma a me non sembra. Dovrò usare qualcuno dei guardiani? Suggerimento, è disponibile un nuovo suggerimento. Controlla la bussola. No, sposta le piante per vedere la cascata. Sì, c'è, mi indica il... Quanto là tra l'altro? No, in qualche modo si può salire là. In qualche modo si deve salire là. Si arriva così? No, vero. No, niente, è impossibile arrivare là. Fagiolo, è uno dei vostri forse eroi da lì dietro? Più o meno. Boh, in pratica pianta dei fagioli magici che diventano una pianta lì, gigante per Groot, su cui ovviamente ho fatto tutto, capito? Arrabbica. Non ho visto il solito appiglio per Groot. Non lo sa dove si comprano i fagioli magici, stupidone. E scendiamo. E... Groot appiglio? È giustamente perché si può passare sotto la cascata. In effetti è molto piacevole. Come una bella doccia. E ne dici, Rocket? Allora, qui vado a prenderlo. E non voglio iniziare oggi. Materiali. Poi. Groot, mi spinga su, per favore. Ehi, Groot, riesci a portarmi là, metta lì, grazie. Non sono Groot. Pensa lui, digli solo a che altezza. E abbiamo altri materiali qui in giro, eh. Di dietro. Eccoli qui. Che ci fa qua giù una pianta enorme gigantesca? Si chiama Buros, portatrice di luce e di vita. Nel nostro caso. Poi saliamo lì con Gamora. Ehi, se salto mi prendi al volo, giusto? Lo scopriremo. Non è molto rassicurante. Tu pensa a saltare bene. No! Ok, e qua possiamo finalmente distruggere qui. Questo. Possiamo salvare Drax. Possiamo prendere al ritorno. Se non lo troviamo, pace. Centro! Di cosa? Ok, altri componenti. E da qui possiamo magari distruggere anche... Esatto, quello. Ma voglio dire, se caricando il colpo... Così... No, non vengono distrutti subito. Ok, devo per forza fare questo. Così. Ti prego, non far crescere ancora di più il suo ego smisurato. Ok, qua ho fatto tutto, sì. Sembra proprio di sì. Là possiamo attraversare con Groot. Però lì mi sa che c'è ancora qualcosa da distruggere. E cosa ha trovato in cima alla pianta di fagioli? Infatti. Un castello, abitato da un gigante. Sì, forse è meglio che Drax non senta questa storia. Peccato che tu non abbia queste bellezze. Perfetto. Continua così e te le frego nel sonno. E poi da lì possiamo andare. Però Rocket non passa appunto perché l'acqua lo bagna. E quindi dobbiamo usare il vento. Ora dovrebbe partire. Stupida pianta. Bloccata. Non ci credo. Sai cosa? Continua. Questa? Sì. Ok, questa va. Ha funzionato davvero? Per metà. Ehi, è meno umido del 50%. Interessa allo 0%. Ok, vado. Dov'è l'altro... L'altro coso da distruggere in questa pianta? Maledetta. Là. Là c'è qualcosa che può... Che può tagliare Gamora. Calma, Diego Verde. Troveranno un modo. No, aspetta, no, no, no. Questa è la parte di Groot. Niente, Groot. Rimettimela giù che devo risalire. Perfetto, proprio lì. Grazie. Un po' macchinosa, eh. E questa cosa da fare con Groot è un po' tanto macchinosa. Sento bene. Ok, vediamo se da qui posso magari beccare altro. Guarda lì cosa mi ero dimenticato. Mannaggia. Ma Gamora. Visto che lo chiedi. Vai. Bel colpo, Peter! Oh, grazie!
Ce ne sono altri? No, perché non vorrei continuare a fare avanti e indietro in continuazione come un pirla in questo caso. Allora, no, ok, dovrebbero essere finiti finalmente. Non ne vedo più. Ci sono solo dei tafani lì. Posso scansionarli? No. Ma va a cagare, porco cane, continua. Dai. Oh, finalmente. Sono Mosè. E chi dovrebbe essere? Quello che ha chiuso il Finalmente, mare? fatto. Oh, con i tentacoli! No! Beh, grazie, Quill. Davvero. Ero certa che vi siete. Che ne dici, Groot? Ora che la squadra è di nuovo tutta insieme. Io sono Groot. Certamente, Rocket asciutto, Rocket felice. Quindi sei Perfetto. felice? Oh, sì. Dovresti vedere le versioni cupe di Pelosetto. O forse è meglio di no. È decisamente meglio di no. Perfetto, siamo Sono passati Corridoio e possiamo Angusto, ti dice continuare. qualcosa, Mantis? Credo che sia la parte bagnata. Cosa dici? Ma non l'abbiamo appena fatta. Oh, andrà peggio, molto peggio. C'era quel bambino Ragazzi! che è passato. Dite che saltando avremmo potuto evitare State questa tutti trappola? bene? Se potessi vedere qualcosa, vedrei le stelle. Già, qui marca male. Ehi, parlando dei futuri in cui crepiamo. Sono Groot. È sempre stato in grado di Io farlo. sono Groot. Dice che non ama mettersi in mostra. Grazie, amico. Io sono Fortissimo No, che Groot. non glielo dico. L'essere più potente Giusto, dell'universo. quella cosa che ci racconti al buio è molto importante. No, per Referenza niente, mentale, taci. ok. Io sono Groot. Che ho appena detto? Oh, Pelosetto, starei meglio se ti lasci andare un po'. Sei tra amici, Rocket. Non è niente, ok? È che i test nel laboratorio li facevano in tubi pieni d'acqua. Faceva schifo, era davvero orribile. Privazione sensoriale su mezzo mondo. Ne ho sentito parlare. La privazione sensoriale era una passeggiata rispetto a tutto il resto. Ecco perché detesti bagnarti. Razzo. Non ne avevo idea. Non ingigantite la cosa. Preferisco restare asciutto, tutto qui. Quanto dovremmo vagare ancora sbattendo gli stinchi sulle rocce? Vedila come una metafora. Si Io vorrei attende salire un'oscurità lì. fisica che riflette ciò che accade nella mente di Diego Verde. Possiamo tornare indietro sul sentiero di Groot e cercare l'uscita. Groot dice di restargli vicino, almeno vedrete qualcosa. Ci saranno dei collezionabili qui dentro? Saranno stati talmente infami da metterli? Aspettate, di là si va avanti, credo. Quindi Groot torna qui un secondo. Che palle sta cosa che però. Cioè, è bella a livello scenografico, ma a livello di gameplay è proprio una palla. Ehi, hey Gamora, ricordi quel pigiama party? Che nostalgia! Siamo state sveglie fino a E tardi a debba esserci parlare, a Groot bere. per farti Ma quale luce. pigiama party? Eravamo in mezzo alle montagne e ci stavano inseguendo. Ma è stata E di una qua tra notte l'altro non si passa. divertente. Cioè, Ah, il sugo guarda di qua. cactus ha avuto effetti inaspettati, ma Ah, piacevoli. trovato. Sei sicuro che sia da È questa infame parte, mettere un Peter? collezionabile Io qui. sono sicura di no. Ma non diciamolo a star coso. Deve impararlo da solo. Raccogli. Ti sento! Ancora meglio! Annihilation Conquest. Per loot. Dai, io prendo anche le componenti molto volentieri. 120 tra l'altro, mica male. Caspita, questo posto fa troppa paura! Ricorda Ed il ora si nostro può patto, Quill! avanzare. La roba che luccica si divide. Questa parte, immagino. Porta Groot, serve la tua luce. Gruttino? Che poi qua se si bugga Groot è un casino perché si vede niente. Poi lui con tutta calma, guardalo fiero. Vediamo. Ok, chi di voi inizia a essere stanco di questa piccola enigmista? Carina, ma per piacere. Se non altro, qui sembra meno buio. È più asciutto. E Per si me va scende? bene. Mantis, qualcosa in particolare cui fare attenzione? Rieccola la nebbia Combattimento. inquietante. Sì. C'è sempre, sempre, finché non sparisce. Questo cosa vorrebbe di... Shh.
Non sono... Un momento, sì. Ma non sono quei bastardi, sono i bulbi oculari inquietanti della ZQ. Io sento proprio gli Hellraiser. Allora sei proprio sorda, sono i bulbi oculari. Non capisco, non è chiaro. Per me sì, le mie orecchie non sbagliano, carina. Riconosco la differenza tra gli sgherri di Lady Hellbender e degli insetti giganti. Gamora potrebbe aver ragione, gli scagnozzi di Hellbender ci hanno seguito. Ah, abbiamo evocato gli scagnozzi di Hellbender così. So cosa ho sentito. Bel lavoro, Peter! Pensaci tu, Gamora! Impensato! Guarda, la nebbia si dirada. E adesso c'è un'uscita. È come se il posto avesse una volontà propria. Non volontà, forza. Ho preso almeno i drop che mi hanno lasciato, mi sa di no. Ok, non possiamo andare da questa parte. Anche se abbiamo concordato con Gamora. Chissà dove finiremo quella parte andando lì. Indietro. Andiamo, andiamo giù, da quest'altra parte, giù. Ok. Avete anche voi déjà vu? Eh già. È tutto uguale con questa nebbia. Beh, i rumori sono diversi, sono i cosi gelatinosi di Sacnap. Questo spiega il cugino di Moncherino. No, sono i Nova Corps. Sento le voci. Come cavolo fai a non distinguere i mostri dalle persone? Non è così, sentiamo chiaramente cose diverse. Io sento solo rumori, troppi rumori. Sì, continuiamo rumori a concordare con Gamora. Ha ragione, sento le voci, come quando ho indossato il casco alla base. Vediamo come va. Voi siete fuori. Esiste, ho sentito le gelatine. Non ha importanza. Non possiamo fidarci di ciò che sentiamo. Gamora, tagli a pezzo. Non c'era posto per tutti e due, l'ho spuntata io. Spero che l'unimente abbia una buona assicurazione. La tua idea è chiara, Mantis. Vedo nebbia. Percepisco rumori e scontri. Sì, riassume bene la situazione. Se non altro ora c'è un'uscita, no? Andiamo, continuiamo. Mi sa di un po'... perculante questa parte, eh? Vediamo, eh? Ok, stavolta sono i bulbi oculari della ZQ, senza dubbio. Ne ho abbastanza. Qualcosa si prende gioco di noi. Concordiamo con Groot? Ok, ti sbagli di grosso. Stai peggio di lei. Quei lucertoloni fanno suoni scattosi. Hai del muschio nelle orecchie. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che dovremmo fare o non fare. Io sto con Groot. Sono Kitauri. Mi dimenticherò per il resto della vita. Vai, ammazziamo Kitauri. Non gongolare, c'è Gamora. Qualcosa ci prende per i fondelli. Tanto queste sono davvero delle pippe colossali. C'è qualcosa che ci spinge. Vale. Sono al fondo. Oh, è circolare. La nebbia chiama, noi rispondiamo. Però non prendo esperienza, vero? Mm. Allora, proviamo a far così nel prossimo stage, perché i dialoghi che hanno fatto mi fa capire che non sto andando avanti. Cioè dicono c'è qualcosa che dovremmo fare o non fare. Proviamo sempre a non parlare, proviamo a non dire niente noi. Vedere cosa succede. Ehi, l'avete sentito? Non gli credere, pelosetto. Non va bene. Non può essere vero. Sembravano veri quando ce le davano. In che senso? Non diciamo niente. Ha ragione. Ragione su cosa? Usciamo dalla nebbia. C'è una nuova uscita. Quindi cos'era? Vedi? Dipende. C'entra qualcosa quella nebbia inquietante. Ogni volta che nominiamo un nemico ha il potere di farlo materializzare. Quindi bastava restare in silenzio. Già, come siete vabbè, voi. Abbastanza prevedibile come cosa. I guardiani. Sì, beh, d'ora in avanti è meglio tenere gli occhi aperti e la bocca chiusa. La nebbia è svanita del tutto per ora. Dovremmo essere al sicuro. Sì, no, senza offesa, donna insetto, ma niente di ciò che dici ha più senso. Quindi la nebbia è un'entità? Sì, tipo. No. Non ti arrabbiare, pelosetto, siamo ancora vivi. È un evento raro. Ovviamente, se dei mostri di nebbia cercano di ucciderci, significa che ci avviciniamo a qualunque cosa stiamo cercando. In effetti ha quasi senso. E se questi mostri di nebbia possono far apparire i grigi, forse è vero anche il contrario. Tipo, se diciamo tutti guarisci Drax, potremmo ottenere ciò che stavamo cercando. Magari. Grande idea, Star-Lord. La sua unica risposta inequivocabile.
Indovino, scendiamo ancora? Solo se volete salvare Brax e l'intera galassia. Ne riparliamo dopo. Ottimo. Siamo vicini al completamento totale dei potenziamenti di Star-Lord. Lo sentite tutti? Manca davvero poco. Hai capito perché siamo venuti qui? Ok. Ultima volta! Anche se Evito mi continua comunque a colpire, va bene. Ho perso tutta la vita per questa roba qua. Non mi ricordo di questa parte. Ok. Ok, sì, ragazzi, apprezzo molto quello che avete fatto, quella cosa con l'acqua. Ma dare retta alla donna insetto è ufficialmente stupido. Rocket. No? Mostri di nebbia? Maiali rupestri? Cascate bagnate? Tecnicamente le cascate. No, no, Quill, lei non ha idea di dove siamo e non sa dove stiamo andando e non sa nemmeno che cosa cerchiamo. Mantis fa caldo o freddo? La temperatura? Ok, ok. È una follia. Probabilmente è pazza. Non si tratta di lei, ma di noi. Sono davvero orgoglioso di noi. Non siamo mai andati così a fondo per qualcosa. No, questo è il caso in cui li incoraggi. Provate a pensare a come eravamo all'inizio. Tu eri un piratucolo al verde più lento di un tronco d'albero. Sì, e tu? Un cacciatore di taglie sfigato. Al verde quanto me, altrettanto perverso, egoista, incredibilmente attratto da... Affronteremo noi stessi? Contratti, ma anche da... Non che sia cambiato molto, quindi... Anche per me, ma non è per quello che siamo venuti fin qui, giusto? Siete venuti per dare una mano a Drax. Non Drax il distruttore, non Drax il criminale, soltanto Drax! Il nostro amico. E Gamora, tu hai setacciato l'intera galassia dando la caccia ai cattivi e vendicandoti in modi che posso solo immaginare quanto siano dolorosi. Questo non vi fa sentire bene? Spingervi a tanto per qualcuno a cui tenete? È così bello. E Groot? Io sono qui. Dice che non c'è bisogno. No, no, lo dico. Dovremmo tutti imparare qualcosa da te. Tu non ti lamenti mai. Se lo fai non ti capisco, ma sono quasi certo che non lo fai mai. Sei sempre lì per noi. Ed è di questo che si tratta. Di noi. Crescere insieme come squadra, seguire una pazza in una caverna mortale perché uno di noi è nei guai. Perché siamo una squadra, no, una famiglia. I cazzotissimi guardiani della galassia. Yay! Gran bel discorso qui. Perché eri lanciatissimo! Era uno dei tuoi discorsetti migliori! Non penso che ti rialzerai! È bello vedere un Drax più vivace! Ma per farlo secco! Sì, insomma, ne hai capito! No! Che botte che danno però, eh! Devi fermare il male, il danno interno! Hai capito, Peter? Sì, qualcosa che riguarda la statua! Cosa devo fare? Devo bloccare... Aspetta, eh! Il gioco di gambe! Tecnicamente è il tuo gioco di gambe a fare schifo! Ok! Se distruggiamo questa statua dall'interno... Il passaggio è pieno d'acqua! Qui, trovami un'altra strada! Non posso ghiacciare quella parte. Però posso andare qua su, no? Credo. No. Ci sono, mi serve solo l'occasione. Alla Juliet. Beh, facciamoci un po' di esperienza nel frattempo, ricarichiamoci un po' di vita. Ma vale che c'è il Dottor Rocket con le sue bombe. Se volete le esplosioni, trovatevi un punto d'accesso! Vai! È bello vedere un Drax più vivace! Ma per farlo secco! Sì, insomma, ne hai capito! Lasci dentro, Rocket! Facciamoci un bel po' di esperienza qua, va? Sto arrivando!
Il volto gigante, sì, come lo distruggiamo? Dobbiamo fermare l'acqua in qualche modo, no? Ah, guarda qua. È un lavoro per il piccolo. Di là. Rocket. Vai. Lo vedi anche tu? Sì, lì posso entrarci. Ok, facciamo saltare quest'affare. Non so quanto ancora riuscirò a tenerti a bada, Peter. Abbiamo fatto un po' di esperienza. Ecco, mi è piaciuto. Ha funzionato? Aveva buone potenzialità. Allora perché sono ancora lì? Siamo? Sono! La sorgente è molto più brutta. Te l'ho detto, deve finire il lavoro. Oh, razzo! Non era abbastanza in profondità. Mi serve un altro accesso, quel. Devi tranquillamente scappare, ma no! Se non è nulla di finire il lavoro! Ho capito, ma... Hai capito, Rocket? Tanto lui non ci andrà qui dentro, no? Va bene, dimmi solo dove! Credo che serva solo un altro colpo! No, l'acqua, quella! Io non posso! Lo sai bene! Rocket! No! Avanti col fuoco, prima o poi finirà! Niente. Stiamo comunque facendo un botto di esperienza. Ah, Groot. Amico! Mantis! No! L'unico modo per salvarlo è distruggere la sorgente dei cloni! Cosa? La statua! Distruggiamo la statua! Vai, Rocket! Devono morire tutti prima che lui muoia. Finalmente. So esattamente quello che devo fare. E friggerò i denti e lo farò. Rocket. Funziona, ti prego, funziona. Ho sentito il rumore di un obiettivo sbloccato, ma non vedo cosa possa avere sbloccato io. Vai. Acquista almeno un'abilità speciale per Gamora, Drax, Rocket e Groot. Ok, non l'ho fatto, ma dettagli. Forse si è sbloccata ora per Rocket. Perché non funziona? Devi finire il lavoro! Dov'è Rocket? Finisci il lavoro, Sargoso! Ti prego! O sarà stato tutto inutile! Cosa devo fare? Là, ok, il vento. Ok. Voglio vedere quanti punti esperienza mi dà per questa battaglia. Io sono brutto. Rocket. Guarda un po'. Sono ancora vivo. È incredibile, l'hai fatto davvero. Ehi, per aiutare un amico. Un po' di amici. Ok, ehi. Beh, possiamo pensare a salvare Drax.
caldo. Molto, molto caldo. Credo che voglia saltare nel buco. Non so di preciso che cerchiamo, ma so che è laggiù. Ok, facciamola finita allora. Non ho fatto il bagno per niente. Oh! Brighiamoci! Le bugie della patriarca! Ah, guarda come quanti punti! Perché non va qua? Buggato? Va bene. Ok. Bene, sì, dopo questa. Siamo arrivati! Ero sicura che qua giù avremmo trovato qualcosa. Ora siamo arrivati? Stiamo cercando qualcosa di molto triste. Che si lecca delle ferite profonde. C'è qui. Sta per darci in pasto a qualcosa di orrendo, ne sono sicuro. Dovremo combattere? Probabilmente. Non siete molto portati per le fasi distensive. Ma che stai dicendo? Nemmeno il nostro grande mediatore? In un minuscolo universo frammentato, Starcoso è davvero affascinante quanto crede di essere. Mantis ha avuto ragione finora. Su cosa? Sull'acqua paludosa della maleodorante grotta del giudizio? Sì, quella l'aveva indovinata. Grazie. I preti di Pama vivono alla Mentis per un motivo. È un luogo benefico. Ah, di cura spirituale. Se Mantis non se ne fosse accorta, Drax ci avrebbe riportati sulla Sacrosanct. Esatto, possiamo fidarci. Non è sempre vero, ma questa volta sì. Credo di essere una dei buoni. Ok, e dopo questo dialogo e dopo la simil boss fight che abbiamo avuto precedentemente, il video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace. Va bene, continuano a parlare. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere e dai Guardiani della Galassia è tutto. Quindi non ci sono al prossimo video.